vedo frastornati, bastonati, con molte poche speranze, ma che in realtà insomma si continua a sperare che questa manovra, che è durissima, che l'accettiamo perché dicono che è inevitabile se non si finisce come la Grecia, ma che dopo questa manovra si avvia veramente quel programma di riforme, di liberalizzazioni, si ricomincia a pensare dove è possibile di nuovo al pubblico impiego, a rendere gli uffici, come devo dire, funzionanti, sia con i mezzi, cioè significa dotarli di qualche risorsa in più e anche di risorse umane, perché veramente si è allo stremo. I beni culturali ne sono un esempio, la scuola è stata forse la prima e ha sofferto moltissimo e continua a soffrire. Dunque siamo qui sperando e per pungolare il governo attuale e quelli che verranno e anche le organizzazioni sindacali a non mollare, a tenere duro per riportare di nuovo l'Italia a una serena vita democratica che si può avere solamente se c'è una giustizia sociale, se le persone sono serene, se le persone pensano di avere un futuro, se le fabbriche italiane resistono e non delocalizzano, se i bambini anche hanno delle scuole che siano delle scuole accoglienti e con insegnanti bravi e preparati. 19 dicembre 2011, sono Saba Luiso, segretaria della Funzione Pubblica di Venezia. Siamo in piazza oggi a scioperare finalmente, unitariamente, con CISL e UIL per un dissenso forte che i lavoratori del pubblico impiego sentono rispetto agli effetti di questa manovra, effetti che ricadono pesantemente su tutti i lavoratori del pubblico impiego, in maniera particolare sulle donne, ricadono sui pensionati e riteniamo possibile e necessario intervenire nel corso dell'iter parlamentare per chiedere alcune modifiche. La possibilità che si metta mano all'articolo 18 la riterremo una sconfitta e della CGIL e dei lavoratori. Il pubblico impiego è rappresentato da una moltitudine di lavoratori, parliamo di infermieri, parliamo di polizia urbana, parliamo di operatori sociosanitari, di operatori di cooperative. Il pubblico impiego rappresenta quella fascia di lavoratori che garantiscono il welfare, il sistema sociale che nel corso di questi anni è andato via via depauperato. C'è stata una volontà politica importante di smantellamento e è necessario che i cittadini condividano queste grosse responsabilità che non sono nostre ma che stiamo pagando solo noi. I gravissimi effetti che ricadranno sui lavoratori dell'ENPAS e dell'INPDAP, istituti importanti per le loro funzioni che con questa manovra vengono accorpati all'INPS, altro istituto in grosse difficoltà organizzative, dal fatto che hanno anche subito un importante taglio di personale precario che dava man forte ai dipendenti che nel corso di questi anni hanno subito il blocco del turnover e quindi l'impossibilità di dare linfa nuova alle gravi carenze di personale. Parleremo di beni culturali, parliamo di agenzie fiscali, parliamo di giustizia, personale che si dedica all'attività delle aule giudiziarie, e quindi cancellieri, operatori, personale civile della difesa, maltrattato e bistrattato in alcune realtà anche molto poco riconosciuto, perché nelle realtà militari dove vige un sistema, come dire, gerarchico e militaresco importante, alcuni dipendenti del Ministero della Difesa rischiano addirittura il mancato riconoscimento del loro servizio. I tagli e i blocchi alle pensioni credo che siano un'azione assai vergognosa. Contavamo sui tagli alla politica che non ci sono stati, insomma gli stipendi dei parlamentari ormai è risaputo, sono un privilegio ormai non più possibile nemmeno per loro. Siamo in piazza perché è giusto che
torno a dire che la gente, i cittadini ricomincino a valutare il servizio pubblico, perché appartiene a loro. Abbiamo deciso di proclamare lo sciopero generale perché il giudizio dei lavoratori pubblici alla manovra Monti è totalmente negativo. Ci sono le stesse valutazioni che riguardano l'insieme del sindacato e che riguardano la poca equità della manovra, e poi ci sono le specificità negative che riguardano il lavoro pubblico. Oltre alle scelte precedenti del ministro Brunetta, anche in questa manovra ci sono scelte che penalizzano il lavoro dipendente. Quindi noi vogliamo riprendere l'iniziativa, augurarci che con il nuovo ministro della funzione pubblica si possano riaprire i tavoli per rinnovare i contratti nazionali di lavoro e che ci siano le risorse per la contrattazione integrativa, basandoci su una convinzione: la riforma della pubblica amministrazione si fa assieme ai lavoratori, altrimenti non produce nessuna efficienza e nessuna efficacia. Tutto, ci impegneremo con i lavoratori pubblici a continuare la nostra mobilitazione. Non c'è assolutamente equità. Sono qui proprio per questo, perché sono stanca di subire. Bisogna essere più equi, non bisogna avere questo atteggiamento così di arroganza che non riusciamo più a toglierci, e dobbiamo essere molto più vicini al prossimo, non pensare soltanto a se stessi. E bisogna anche mandare via da questo paese tutte quelle persone che sono così attaccate alla propria sedia, alla propria ricchezza, ed è ora di finirla.